Possiamo cominciare con la trasmissione numero 17 e riprendiamo dalla trasmissione precedente dove una gentile radioascoltatrice ci ha detto che siamo una setta e che sicuramente eravamo dei drogati. E ha aggiunto che quando saremo diventati vecchi saremo ritornati alla fede nel suo Dio. Noi da parte nostra ringraziamo questa radioascoltatrice per aver sollecitato telefonate da parte di chi non aveva mai telefonato e per aver fatto comprendere come sia importante per i radioascoltatori che per una ragione o per un'altra noi possiamo continuare a sviluppare il nostro pensiero in quanto, al di là di condividerlo o meno, permette ai radioascoltatori di confrontarsi, verificarsi e verificarci. Noi, da parte nostra, apprezziamo molto gli insulti dei cristiani, in quanto questi dimostrano come i cristiani ripongano fiducia nella descrizione di un Dio padrone del mondo che non esiste, ma di cui qualcuno si serve per distruggere il divenire umano, e ripongono fiducia in un profeta talmente vuoto che è utile nasconderne gli insegnamenti. Ed è tanto importante questo, in quanto nelle trasmissioni rette dai cattolici non c'è nessun diritto di parola, diversamente, cioè quello che ha detto la radioascoltatrice in questa radio, in questa trasmissione, non l'avrebbe detto in nessun'altra trasmissione Sì, ma cattolica. quello che è più determinante di capire è proprio la maniera di manifestazione del loro pensiero, che è solo violenza, non c'è nessuna disponibilità a creare una discussione su delle tesi normalissime. E poi la cosa peggiore di questa ascoltatrice è il fatto che si richiami a un Dio che non esiste. Cioè, io sinceramente non ho bisogno di Dio quando esiste primavera, quando esiste il sole. Io non ho bisogno di rifarmi a dei dogmi quando posso incontrare un albero fiorito. Assolutamente. Cioè, non ho questi problemi di dovermi ricondurre a un qualcosa che vaga nel cielo, che potrebbe essere anche vuoto, che in sostanza è vuoto. Pertanto, scusa Francesco, Sì. se questa radioascoltatrice ritelefonerà sarà sempre la benvenuta e la metteremo comunque in onda. Noi cominciamo a parlare del significato dei riti in stregoneria e la ricerca di libertà. Continuiamo la traccia della conferenza tenuta a Marghera il 7 settembre del 96 e confronteremo il significato che ha il rito in stregoneria con il significato del rito nel cristianesimo. È importante per noi specchiarci nel cristianesimo, non perché noi ci specchiamo nel cristianesimo, ma perché il cristianesimo ha scopiazzato il lato nero della magia, cioè ha fatto di tutto per mettere in ginocchio le persone. Per cui noi, anche quando parleremo delle cose nostre, comunque ci sarà questo specchiare, perché la magia nera è cristianesimo. Vediamo un attimo lo scopo del rito. Per i cristiani il rito serve per sottomettere e sacrificare gli astanti, sottomettendoli al piacere di morte del loro Dio. Per i pagani e gli stregoni, il rito serve per affinare la propria attenzione, per costruire la libertà, espandendo la propria percezione nel circostante. I cristiani vogliono essere padroni del circostante, i pagani e gli stregoni vogliono muoversi mutamento dopo mutamento in armonia col circostante. Il rito individuale per i cristiani consiste nel pregare sottomettendosi intimamente al loro Dio. Per i pagani e gli stregoni, il rito individuale consiste nel compattare se stessi attraverso il sognare, permettere al proprio corpo luminoso di relazionarsi con la ragione attraverso la pratica della sospensione del giudizio e dello scetticismo, per affinare l'attenzione diventando oggetto, la palpazione del mondo attraverso l'uso delle mani. Il rito interno del gruppo, per i cristiani, essenzialmente lo fanno i preti o comunque le gerarchie, consiste nell'armonizzare le tecniche attraverso le quali sottomettere gli esseri umani più deboli, regole monastiche, regole missionarie, regole in conventi, comportamenti nelle chiese, comportamenti nelle cerimonie, eccetera. Per i pagani e gli apprendisti stregoni, il rito interno del gruppo serve per armonizzare il loro fare, per seminare libertà in relazione col circostante, tendere a percepire un unico circostante, armonizzando i bisogni e le predilezioni del gruppo,
Un esempio di rito del gruppo è quello che stiamo facendo da 17 settimane, sì, io esatto. E Francesco. Questo è un rito che facciamo tutti i giovedì alle ore 15:10. Anche perché è un rito comunitario, soprattutto appunto il paganesimo, esatto. Si basa sempre sulla comunità. Tendiamo ad armonizzare i nostri sentieri diversi che tendono ad avere un loro fluire, una loro armonia. Ancora i riti collettivi di massa, per i cristiani, servono per sottomettere i partecipanti per condurli al macello. Per i pagani e gli apprendisti stregoni, i riti di massa servono per far scoppiare il cuore degli esseri umani, aprendolo alla percezione del circostante, per costruire un divenire di libertà, mutamento dopo mutamento. Questo è l'essenza del rito nel paganesimo e nella stregoneria. Non esiste nessun altro scopo per cui vengano fatti i riti. Tutti quei riti che voi vi trovate in giro fatti da pseudosette, altro non sono che scoppiazzamenti spesso di riti cristiani oppure delle risposte a dei bisogni soggettivi, però questi non ci interessano, non ci appartengono. Ci appartengono alcuni riti, per esempio, che vengono fatti da altri gruppi pagani, tipo il gruppo della Zoe, che fa dei riti sempre per conto suo. Infatti, ad esempio, per chi vuole capire un attimino com'è un rito pagano, io voglio ricordare che il 5-6 di maggio l'associazione Sacre Radici, che è l'ex federazione pagana, fondata da una strega che è la Zoe, farà una festa pagana di peltane o di floraria per gli antichi romani. Questa è una festa abbastanza informale, è un momento di aggregazione, tutti quanti possono partecipare liberamente, non c'è bisogno di nessuna devozione o di nessuna adesione. Chi è interessato a partecipare a questa festa può scrivere appunto a Sacre Radici, casella postale aperta, 22040 Moggio Valsassina, Lecco. E la festa si terrà comunque in provincia di Lecco, in una montagna nella zona di Lecco, è facilmente raggiungibile e chi vuole appunto farsi anche un'idea concreta di cosa sono i riti veramente pagani, beh, può partecipare. Della Zoe più che i riti pagani, sì, cioè, il paganesimo specifico, sì. della Zoe, che è un paganesimo molto buono, nel senso che parla della terra in quanto terra madre e terra in quanto generatrice. Questo è essenzialmente, no? Sì, beh, logicamente i paganesimi sono molti e ognuno percorre una propria via, però comunque nulla toglie che noi possiamo benissimo partecipare. Io ho sempre partecipato a tutti questi riti, ha partecipato lo scorso anno anche Claudio, e non c'è un problema di adesione a un canone, a una fede, a un qualcosa di vincolante, di rigido, di schematico, non c'è il bisogno della devozione. Ognuno partecipa con le proprie posizioni, quel proprio modo di essere, e può partecipare tranquillamente, non c'è il bisogno che qualcuno debba fare un atto di fede. Dopo questo, ricordiamo che questa è la 17ª trasmissione, nel senso che sono 17 settimane che noi portiamo un argomento diverso. Sì. Pertanto, anche i radioascoltatori, anche quelli che magari ci ascoltano per la prima volta, hanno sicuramente migliaia di domande da fare, cioè molte cose per esempio non le capiscono, restano in sospesi. Ricordiamo che non prendiamo telefonate per la prima mezz'ora finché non abbiamo finito. Queste cose noi ne discuteremo dopo, perché fra circa un quarto d'ora daremo il via alle telefonate e chiunque potrà fare le domande che vuole. Dopo questo, cioè dopo aver parlato di riti, cioè quello che volevo dire è che comunque restano sempre delle cose in sospensione, cioè non è che possiamo esaurire la curiosità delle persone in un'unica trasmissione, oppure fare tutte le 17 trasmissioni precedenti. Anche perché il paganesimo è nato con l'uomo e di conseguenza parlare della vita dell'uomo in migliaia di anni è un po' difficile sintetizzarli in poche ore o in poche trasmissioni. Di conseguenza, cioè, il paganesimo non è come un dogma di una fede che può essere insegnato, che ha dei comandamenti, che ha un libro sacro, certo, che ha degli obblighi. Il paganesimo è la vita, e come la vita è mutevole, è diversa, esiste un paganesimo che si adegua anche al tempo. Di conseguenza, soprattutto il paganesimo non è trasmissibile tramite la parola, ma tramite l'esistenza, cioè tramite la vita. Nel senso che se io voglio parlare di paganesimo non ho bisogno di parlare di un libro, di un testo o dei comandamenti. Posso senza nessun problema dire alle persone: guardate il mondo che vi circonda, guardate ad esempio i peschi in fiore, guardate i ciliegi in fiore. Bene, dopo, se no puoi proseguire. Dopo questo dobbiamo parlare dei riti della stregoneria e l'accesso al paganesimo. Così, quando confrontiamo la nostra filosofia con quella dei monoteisti, qualcuno dice che facciamo dell'anticlericalismo, dimenticando che noi lo facciamo solo per svelare la magia nera insita nel loro fare. Quando parliamo di quello che proponiamo, ci si accusa di fare del proselitismo, dimenticando che chi diffonde libertà risponde a dei bisogni, non sfrutta le necessità come fanno i cristiani per costruire dipendenza e trarne profitto.
Siamo consapevoli quanto sia difficile parlare di paganesimo quando ci si chiedono delle direttive e degli indirizzi per chi intende, da chi intende praticare il paganesimo come relazione fra sé e il circostante. Siamo consapevoli delle difficoltà di radioascoltatori di fagocitare i principi del paganesimo. Se noi avessimo detto voi vi dovete assoggettare a questa divinità, questo sarebbe stato compreso in quanto similitudine al cristianesimo, nel quale i radioascoltatori sono cresciuti. Ma quando noi diciamo dovete farvi divinità o dovete farvi questa o quella divinità per affrontare la vita, i radioascoltatori sono perplessi, non capiscono cosa significhi, nonostante si siano fatti divinità ogni volta che hanno dovuto affrontare delle difficoltà nella loro esistenza. Cioè l'abitudine a prostrarsi è sempre maggiore dell'abitudine di considerarsi un Dio. L'imposizione cristiana di adorare un Dio, o che comunque gli esseri umani vivono adorando un Dio, è entrata così profondamente nel modo di pensare degli esseri umani nei paesi occidentali da costruire una vera e propria barriera, atta a respingere qualunque altra ipotesi attraverso la quale costruire una diversa relazione fra esseri umani e divino che non sia assoggettamento. Nel corso della nostra esistenza, molte volte gli esseri umani si sono fatti divinità, ma non lo ricordano o non si rendono conto di cosa quel fatto abbia significato. Così sono incapaci ad estendere il farsi divinità all'insieme della loro esistenza. Quando io dovetti scegliere, se mai avessi avuto la possibilità di scegliere, fra una via personale alla stregoneria e lo sviluppo del mio per lo sviluppo del mio potere personale, o di essere parte del sistema sociale in cui vivevo ed ero divenuto, scelsi l'unica via che potevo scegliere attraverso le scelte che avevo fatto prima di intraprendere la via da apprendista stregone. Io ero parte del sistema sociale in cui vivevo e il mio crogiolo nel quale sviluppare il mio corpo luminoso era ed è il sistema sociale in cui vivevo e vivo. In quel crogiolo posso continuare a sviluppare il mio corpo luminoso in relazione agli sforzi di altri esseri umani per sviluppare il loro corpo luminoso. Il problema che dovete affrontare era quello di sviluppare un percorso per aiutare gli esseri umani a sottrarsi dall'assoggettamento cui il macellaio di Sodoma e Gomorra e i suoi servi gli avevano imposto, senza per questo proporre o imporre un percorso di stregoneria. Fare questo mi permetteva di sviluppare il mio corpo luminoso. Quello che faccio qui, parlando da questa radio, parlando con Francesco, scrivendo, parlando con gli altri pagani o tenendo conferenze, è parte fondamentale del mio percorso di stregoneria. Io faccio questo perché questo è parte fondamentale della mia sfida nell'esistenza. Molti apprendisti stregoni fanno queste cose o anche cose diverse in quanto quelle cose sono le loro parti fondamentali per lo sviluppo del loro percorso di stregoneria. Per questo motivo ho, insieme anche a Francesco, insieme, abbiamo elaborato una devotio, devotio, come mi corregge mia figlia, alla latina antica. Sì, alla pronuncia corretta. Corretta, mentre invece secondo la pronuncia latina ecclesiale sarebbe devotio, no, devozio. Devozio, scusate. Sì. Non so il latino in effetti, è terribile. Che cos'è una devotio? È una formula recitata. La devotio in realtà è un sacrificio che si fa per richiamare l'attenzione del divino o di uno specifico divino in relazione a se stessi e al proprio fare. In questo caso è una formula recitata, una specie di litania che ha un duplice scopo: svegliare il divino specifico dentro l'essere umano, permettendogli di svegliare e relazionarsi col divino nel circostante. Col divino del circostante ci si relaziona facendosi divino. Nel paganesimo ci si fa divino attraverso le proprie azioni. Decidere di agire e come agire significa farsi quel o quell'altro divino. La litania è la conclusione del sentiero d'oro, il sentiero che un essere umano percorre per fondare il proprio divino. Questa litania si divide in due parti. Nella prima parte, necessità si fa fatto con la nascita dell'universo e conduce gli esseri umani attraverso la loro necessità a farsi divino attraverso il loro fare e le loro scelte. Nella seconda parte, necessità, facendosi fatto, conduce i divini a farsi essere umano
attraverso il farsi divino dell'essere umano e il farsi essere umano da parte dei divini, ognuno da parte sua fonda il proprio divenire nell'eternità. E qui la nostra carissima radioascoltatrice che dice che non parlo mai di paganesimo, dopo magari se vuol dirmi cosa ha capito. Comunque, ripeto questi ultimi passi che sono un po' divertenti. Questa litania si divide in due parti. Nella prima parte necessità si fa fatto, dopo vi spiegherò cosa significa necessità e cosa significa fatto, con la nascita dell'universo, e conduce gli esseri umani attraverso la loro necessità, cioè il proprio essere divino, a farsi divino attraverso il loro fare e le loro scelte. Nella seconda parte della litania, necessità facendosi fatto conduce i divini a farsi essere umano. Attraverso il farsi divino dell'essere umano e il farsi essere umano da parte dei divini, ognuno da parte sua fonda il proprio divenire nell'eternità. La devotio è stata scritta in funzione del futuro, partendo da questo presente. La devotio è un antico sacrificio usato dai romani in questa formula della recitazione della litania, in particolare dalla famiglia Decio, quando Roma era in pericolo. Così Decio, durante la battaglia coi Sanniti, di Deci ce ne sono tanti, ma mi riferisco proprio alla famiglia dei Deci, quei Sanniti, attraverso la devotio, si fece divino per fondare il futuro di Roma. In pratica questo Decio era un comandante della cavalleria di una delle ale dell'esercito romano, e i Sanniti li stavano mettendo in rota e Decio decise di giocarsi la vita in quella battaglia. E allora il pontefice, cosa che ha fatto? Lo ha fatto vestire, diciamo così, con una tuta bianca, gli ha fatto mettere il piede sopra una lancia e gli ha fatto recitare tutti i nomi delle divinità romane, e in modo da chiamare tutte le divinità romane al fatto che lui sarebbe entrato in battaglia solo per vincere o per morire. In quell'attimo Decio è riuscito a farsi divino, è entrato in battaglia col furore divino e è riuscito in un intento che sembrava quasi disperato. Così l'invocazione del circostante diventa un devotio che si può usare quando si deve cambiare i cammini della vita. Fra 5 minuti prenderemo le telefonate, abbiate un attimo di pazienza, non rispondiamo ancora al telefono. Trasmissione dopo trasmissione, trasmissione dopo trasmissione vi spiegherò questa litania, anche se qualcuno mi accuserà di indottrinare adulti che i cristiani hanno fatto battezzare quando in fasce non potevano scegliere, difendersi o impedirlo, e questa contraddizione troverete sempre. La spiegazione sarà monca e approfondita un po' alla volta, così i radioascoltatori possono farsi un'idea del paganesimo. La devotio è composta da circa 200 quadri, oltre all'introduzione, parte integrante della litania. L'introduzione ve la leggerò ad ogni trasmissione, perché è importante l'introduzione. Recitando il sentiero d'oro è possibile svegliare il divino che abbiamo dentro, mettendolo in relazione col divino che ci circonda. Cosa recita il sentiero d'oro? Sì, ricordo che fra poco daremo il via alle telefonate, chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700. Allora, il sentiero d'oro lo sentite sempre quando noi partiamo con la trasmissione, e dice il primo quadro dice necessità fu, origine dello spazio dei mutamenti. Il secondo quadro dice necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà sia ossequio a necessità, ed egli fatto sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà. L'introduzione al sentiero d'oro dice esattamente, ed è una premessa assoluta, il sentiero d'oro si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé. Ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità. Egli non detta gli obblighi. Egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io, personalmente, non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà.
Può essere che quel respiro a volte, anziché ricco d'ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Allora, dal primo necessità fu, l'inizio attuale divenuto, il divino che dette origine alle trasformazioni, era necessità. Necessità è l'aspetto divino per eccellenza. Necessità è la forza interna ad ogni essere, ad ogni esistente e ad ogni essere. Necessità è il divino attraverso il quale si forma la coscienza di sé universo. Il divino che provvede attraverso gli adattamenti dell'esistente a formare la coscienza universale come fine delle trasformazioni dell'esistente è necessità. Ricordiamo, come abbiamo detto nelle trasmissioni precedenti, che una delle cose che ci differenzia in assoluto con i cristiani è che mentre i cristiani hanno la descrizione di un Dio che crea il mondo, noi affermiamo che l'esistente attraverso le trasformazioni vanno a costruire questa coscienza universale. Per cui il divino che provvede attraverso gli adattamenti dell'esistente a formare la coscienza universale come fine delle trasformazioni dell'esistente è necessità. Sì, ricordo sempre il nostro numero telefonico, è 049 700 700 e fra un paio di minuti partiranno le telefonate. Sì, anche meno un paio di minuti, scusate sempre a chi sta telefonando. Quando necessità iniziò a respirare, dette origine allo spazio. Lo spazio è consapevole in quanto tale per il fatto che si occupa e che è occupabile, e dei mutamenti, il tempo, dell'allora esistente. Ricordare questo significa ricordare che necessità è la forza dell'esistente, in quanto motore dell'esistente, e non esistono altre trasformazioni fuori da necessità. Necessità conduce ogni esistente a svilupparsi attraverso un processo di reciproco adattamento. Relazionarsi con necessità significa riconoscere in ogni oggetto dell'esistente lo stesso divino e lo stesso processo di adattamento. Relazionarsi con necessità significa togliersi dal centro del mondo, significa opporsi a chi fa di se stesso centro del mondo. Tutto questo, detto alla cristiana, dicendo il termine alla cristiana, dunque, Francesco, non picchiarmi per piacere. Perché noi pagani adoriamo necessità? Ricordiamo che noi non adoriamo nessuno, noi ci relazioniamo. Però, siccome i cristiani non conoscono altro termine che adorare, chiedo sempre scusa a Francesco. Perché noi pagani adoriamo necessità? Perché adorando necessità noi ricordiamo noi stessi che il divino dentro di noi è uguale al divino del circostante. E questo ci permette di respirare questo divino attingendo e riversando in ogni essere. Ogni essere ci si affianca ad ogni colpo di tosse e ogni volta che abbiamo qualche problema. Finché noi invochiamo necessità, ci vacciniamo contro ogni tentativo di assoggettamento, annullando il condizionamento educazionale imposto dai servi di un qualche Dio creatore. Scusate sempre le telefonate, sto quasi per finire. Necessità conduce alle trasformazioni dell'esistente, di ogni esistente, al di là del tempo, ma gli oggetti dell'esistente acquistano coscienza di sé. Nel momento stesso in cui questo avviene, gli oggetti coscienti non subiscono più soltanto la forza divina di adattamento, ma questa sommano la propria volontà e il proprio volere. Sommare la propria volontà e il proprio volere a necessità significa dar vita a fatto. Ogni oggetto esistente contiene il divino e la volontà del divino è l'immutabile parola del divino. Ma il divino non si esprime mediante parole, ma mediante la proiezione di se stesso nel circostante, il loro fare. Necessità diventa fatto in quegli esseri coscienti di sé che esercitano la propria volontà in funzione della fondazione del proprio divenire. La volontà viene esercitata fondendola con necessità, fondando il proprio divenire allineandolo con gli adattamenti imposti da necessità, mai in contrapposizione. Lo sviluppo del divino c'è solo camminando a fianco del divino, mai in contrapposizione. Così la fusione di necessità con la volontà soggettiva dà vita e forma un divino diverso, fatto. Necessità, nel trasformarsi in fatto, impone la direzione di sviluppo del suo divenire. E questa direzione è la dilatazione della coscienza di sé nel circostante. Questa dilatazione è libertà. Il bisogno di libertà è quanto resta di necessità, mentre si trasforma in fatto. Detto alla cristiana, e sempre Francesco non picchiarmi alle spalle per favore. Alla fine ti picchio. Perché noi pagani adoriamo fatto? Per ricordarci che in ogni istante dobbiamo esercitare la nostra volontà soggettiva, con la quale supportare i nostri processi di adattamento, per non subire le imposizioni del circostante, i suoi processi di adattamento.
Perché adoriamo libertà? Per ricordarci continuamente la direzione del nostro cammino, affinché nessuno ci imponga la sottomissione o la distruzione dello sviluppo del nostro essere. Libertà è direzione dello sviluppo soggettivo e, in quanto direzione, è oggetto in sé, che alimenta e si alimenta di ogni essere che percorre quella direzione. Vorrei ricordarvi questo, il telefono sta sempre squillando, fra poco cominceremo a dar via le telefonate. Questi sono i primi due quadri che vi ho illustrato, dalla prossima volta comincerò l'illustrazione degli altri quadri attraverso la meditazione, perché dovrò per forza fare meditazione per costruire commentari. Questa volta abbiamo parlato essenzialmente di paganesimo, lascio a Francesco 2 minuti prima di alzare il telefono. Sì, beh, io vorrei chiudere l'introduzione ottima, a parte il termine adorare di Claudio, che per questa volta voglio essere buono a sorvolo, con una parte... Ci sarà sempre, Francesco, ci sarà sempre. Con una poesia di Cavafis, solo con due righe, che dice: prega che lungo sia il cammino, pieno di conoscenze e pieno di avventure. Possiamo andare via le telefonate e poi le altre cose le dirò durante la trasmissione. Chi vuole intervenire può telefonare allo 049-700. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Ciao. Ciao Francesco. Ciao. 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 Ci senti? Sì, sì, mi sento benissimo. Dimmi. Sto ascoltando e sto bestemmiando. Perché? Perché sto adorando il mio corpo. È una buona cosa, dico. Oh, yeah. Anzi, ottima. Anzi, ottima. Allora, diciamo che nel momento in cui, siccome io non ho l'abitudine di misurarmi la temperatura, per varie scelte non l'ho mai misurata, forse in vita mia in un certo senso anche, no? Però io penso che quando la temperatura sale di molto e uno si sente senza adoperare il termometro, è un febbrone da cavallo, diciamo così, no? Io vorrei sapere chi pensa a pregare in quel momento. Io no. Qualcuno lo fa, sai. No, io penso solamente a pregare il mio corpo. Sì, è la cosa migliore, è la cosa più giusta. Allora, diciamo, no, che io prego il mio corpo e da questo deduco che prima del mio corpo, deve esserci stato qualcos'altro. E prima, diciamo, la mucca può essere venuta prima di me. Così, ipoteticamente, possiamo così fare un'ipotesi, supponiamo che la mucca sia anche ragionevolmente venuta prima di me, e prima della mucca può esserci stata l'erba, cosa dite voi altri? Sì. Giusto? Stiamo seguendo. Ecco, e l'erba può anche scaturire da una certa madre terra, vero? Sì, ma infatti Giampaolo, cioè nell'induismo dicono che appunto la creazione del mondo avvenne tramite una mucca che con la sua saliva leccando un uovo lo fecondò e creò il mondo. Ecco, io non sapevo, ma ho una simpatia particolare, diciamo, per tutti gli animali, ma in particolar modo per la mucca, per l'elefante, non so, il rinoceronte per me è qualcosa di fantastico. Cioè, ho delle debolezze proprio così viscerali per tutti gli animali. Allora io dico, no, perché non devo ringraziare il cosiddetto esistente senza trascurare nessun tassello dell'esistente? Non so se riesco a spiegarmi. Perché devo ringraziare qualcuno, un uomo in particolare, quando io uomo derivo dall'esistente, non ho creato l'esistente, derivo da esso. Infatti, parte di esso. Ecco, beh, Giampaolo, vedi, io non ho studiato niente di paganesimo, ma forse ce l'ho dentro, non so come, sì, no? Sì. Ma Giampaolo, dimmi, è più bello un pesco in fiore o la Bibbia? Ma io ti dico una cosa, no? Io mi chiedo sempre, ma un fiore, no? Sì. Guardo un fiore, o guardo un albero, o guardo un gatto che ho fuori, ma dico io, c'è bisogno che io vada a ringraziare qualcuno? Quando mi trovo insito dentro nel tutto, nell'insieme, sono mescolato all'insieme, non farò altro che ringraziare quello che direttamente mi dà qualcosa. Esatto. E quando questo ti dà perché piacere, devo ringraziare un qualcuno che non so chi sia? Sì, poi bisogna vedere se esiste anche questo qualcuno. Cioè, non so, io adesso riuscirò anche antipatico o così bastardo, ma io ringrazio direttamente quello che mi fa un piacere. Sì, ma difatti. Perché devo andare a ringraziare un intermediario
di uno che non ho mai visto. Sì, se tu uno ti fa un favore, sai come lo puoi ringraziare? Se io mi sento dentro un qualcosa, io per esempio mi piacerebbe arrivare a rispettare il mio corpo e a dire e a rispettare ogni cellula del mio corpo come un essere senziente, un essere che ha una ragione di esistere, che ha un'intelligenza, perché una cellula è dimostrato anche scientificamente che ha un'intelligenza. E perché vogliamo negarla e mettere un qualcosa al posto di quella cellula? Quella cellula, perché per me... Perché ti posso mettere in ginocchio. Esatto. È indispensabile. Cioè, voglio dire, per me, quando usate soprattutto il termine esistente, io mi commuovo, perché mi commuovo veramente di fronte all'esistente. Sì, ma di fatto l'esistente è il tutto. Io vi saluto, vi ringrazio, perché... Ti ringraziamo. No, attendo sempre... Il giovedì, non so perché, a quest'ora, perché mi porta... Grazie. Ti ringraziamo. Mi porta dentro di me, non fuori, dentro di me. Sì, e quello che dobbiamo fare è proprio questo, cioè non lasciare agli altri, ma cercare certo. Noi stessi. Vi ringrazio. Niente, ciao. Grazie a te. Ciao. Sì, ricordiamo sempre il numero telefonico, è 049 700 700. Pronto? Sì, il numero telefonico è 049 prefisso. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao Claudio. Ciao. Ciao. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Claudio. Sono Flavio. Senti, io l'altra volta, quando ho ascoltato la registrazione, ho afferrato una battuta che subito non ci avevo dato peso. A un certo punto hai detto che i pagani staccano le spine ai malati terminali che non si decidono di morire. Sì, dove non hai detto sta fatto... roba? Scusa, mi puoi parlare per telefono? Va bene. Sì, no, tu hai fatto delle affermazioni un po' troppo papali. Pronto? Mi senti? Sì. L'altra volta hai fatto un'affermazione del tipo che tu sai, o hai detto, che i pagani staccano la spina... Sì, ho riportato un'affermazione che appunto, che diciamo i cristiani, come accusa, i neopagani riportano spesso. Ma a parte che staccare la spina a chi sta per morire, dico, è un atto di adesso, non è un atto di 2000 anni fa, capisci? Cioè, staccare la spina a un malato moribondo... Ma dei neopagani, non dei pagani. Sì, ma tu sai di neopagani che hanno fatto questo, che fanno questo, o dicono di fare questo, non so, perché a me questo non risulta, sì, capito? Non lo so se dei neopagani o sono questo, naturalmente non lo posso sapere, quindi lo sai benissimo. No, ma l'hai affermato. Vado a controllare negli ospedali, però no, è chiaro che è più... Siccome di pagani in Italia siamo un centinaio circa, uno qua, uno lì, uno là, cioè, non è che noi abbiamo un ospedale dove andiamo a staccare la spina a una persona, capito? Cioè fare un'affermazione del genere sembra quasi che abbiamo un controllo del territorio, capito? Che non esiste. No, vabbè, ma a parte che si parlava di neopagani sparsi tutto il mondo, guarda, io tengo contatti internazionali, questo non mi risulta, cioè, niente, capito, è pesante in sé la battuta, al di là, cioè, mio, è una battuta, sì, ma appunto, però a me non è che dia fastidio, se cioè uno può pensare quello che vuole, però in sé ma bastante... Che il problema dell'eutanasia, che poi era sottinteso, è un problema etico morale, non si può risolvere. Sì, noi volevamo, cioè, per quale motivo tu dici che staccare la spina ai malati terminali sia un male? Non mettevo in discussione questo. Cioè, io mettevo in ho associato l'eutanasia al neopagano. No, io tra l'altro sono favorevole. No, non è questo il punto, capisci? Cioè, tu hai fatto l'affermazione, cioè io non discuto che sia fatto in positivo o in negativo, è fatta come contrapposizione alla Caritas, alla carità cristiana. Beh, guarda, che cristiane sia favorevole all'eutanasia non mi risulta. No, lo hai fatto in contrapposizione alla carità cristiana del 1263 ad Alessandria. No, beh, sì, in contrapposizione. Diciamo in contrapposizione a un episodio, in contrapposizione a una tendenza, diciamo, a un atteggiamento generale che implica la religione cristiana di carità, ma nel senso anche di prestazione...
di aiuto e di opera nei confronti delle persone. Vabbè, comunque tutto quello che mi interessava, ecco, quello che mi interessava a me era chiarire chi ci andavano. No, comunque in ogni caso, insomma, ma al di là di questo mi interessava chiarire che non c'è nessuna. No, no, ma era solo per chiarire, sai. Non si deve neanche stupire un'affermazione del genere, perché se non è, non penso che abbiate anche preso in considerazione il problema dell'eutanasia. No, no, ma noi non più di tanto le cose sociali ci interessano molto relativamente, sai. L'eutanasia è un problema delicato che va sì, ma infatti, anche in sede di no, ma comunque volevo sì, dimmi, vai, vai. Ascolta, volevo fare un altro discorso, sì, e ho perso tempo. Volevo dire che spesso, no, si parla, appunto, quando si parla di paganesimo e lo si contrappone al cristianesimo, in realtà noi sotto il cristianesimo includiamo tutta una cultura che conosciamo bene, molto bene. Certo. Mentre invece come paganesimo, spesso quando si parla di paganesimo la gente si raffigura pochi elementi che lo riconducono, che si riconducono appunto a un immaginario collettivo fatto di strani riti, di strani certo. misteri, è vero. Molto misteriose. Purtroppo e sì. spesso anche si ricollega al satanismo, no? Certo, purtroppo alcuni fanno sì, questo. Però paganesimo, diciamo, come religione, intesa come fenomeno religioso, è in realtà diciamo una cozzaglia, cioè un insieme molto variegato di riti e culti, no? Certo. Nella storia, anche eterogenei e diversi, che tuttavia possiamo, diciamo, mettere sotto il comune denominatore il fatto che tutti i culti pagani più o meno si rifanno all'adorazione degli elementi. Questo è un punto no, che... a relazionarsi con gli elementi. Ecco, cioè, i pagani in okay. genere hanno un rapporto stretto con gli elementi naturali. E, no? e le astrazioni divinizzate, quelle che chiamano? Sì. Però c'è stretto legame con l'adorazione degli elementi, no? E quindi con c'è un rapporto stretto con le forme della natura. Sì, infatti, no, con le forme della natura, sì, sicuramente. Anzi, questo. È fondamentale per il paese. Sì, 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 sì. Ecco, però c'è anche nella storia un paganesimo come fatto culturale. E quando si parlava di paganesimo, appunto dopo l'avvento della religione cristiana appunto nell'età volgare, ci si riferiva non tanto al paganesimo come insieme di culti, anche a quello sicuramente, ma anche al paganesimo come fatto culturale che appunto al cui interno si includeva tutto l'insieme, tutta la poesia, la filosofia, la mitologia e quindi tutte le figure mitologiche che appunto venivano rappresentate spesso in poesia e quindi erano più che altro un fatto sì. estetico e quindi si racchiudeva in questa definizione tutta la tradizione culturale diciamo antica, cioè ellenico e romana diciamo. Sì, prima dell'avvento del monoteismo. Sì, letteratura, filosofia eccetera. Tutta una tradizione che si situa al di fuori della rivelazione cristiana, o perché non conosciuta e quindi perché c'è dei limiti cronologici lo impedivano, o perché anche rifiutata. E poi questa cultura, in senso lato, venne chiamata cultura profana, no? Appunto perché veniva contrapposta a quella sacra che era costituita dai testi sacri, quindi dalla Bibbia e dalla cultura cristiana. E voglio dire questo, facendo un discorso storico, adesso cercando di sintetizzare, ben presto diciamo che le ultime resistenze della cultura pagana alta, quindi non mi riferisco al paganesimo inteso come osservazione, come devozione di culti alle varie divinità sì. particolari, come cultura pagana alta, ufficiale, declina più o meno nel VI secolo, ecco,
dalla seconda parte. Era già finita. Però le ultime. Diciamo che Boezio si colloca proprio a fare da spartiacque. Ecco, comunque nel VI secolo c'è un declino progressivo e comunque c'è un crollo. Non c'è neanche più, insomma. Ci sono i contadini, però c'è la cultura contadina che resiste. Ecco, aspetta, appunto voglio arrivare là. Sì, dove metti la stragoneria nel 1600? Adesso voglio arrivare là. Appunto, intanto chiariamo questo punto. Quindi questa cultura pagana alta ufficiale declina per cause esterne ed interne, anche per cause esterne, perché con le invasioni barbariche, con le crisi economiche. E la Chiesa con le persecuzioni dove la metti? E con le guerre, sì, anche con le persecuzioni. No, perché se no, che... dovete fare andare avanti. Prosegui. Appunto, quindi diciamo che appunto già nel V e nel VI secolo la cultura pagana ufficiale alta è praticamente quasi scomparsa. Quindi la cultura ecclesiastica si trova di fronte come avversario non tanto appunto la cultura pagana, la cultura alta, pagana ufficiale, certo, ma si trova di fronte più che altro una cultura folclorica. Esatto, cioè, quella che lei dice folclorica. Sì, una realtà... cultura folclorica, con questa espressione. Sì, contadina. All'interno di questa espressione includiamo, sì, la cultura contadina, la cultura delle pagane, sì, che poi sfociano in tutta una serie di forme di superstizioni e diritti e di credenze. Voglio discutere. Comunque d'accordo, stiamo davanti con la cultura popolare, diciamo. Ecco, sì, una cultura popolare, certo, possiamo definire primitiva. Sia primitiva. Non primitiva, diciamo popolare, dai. Nel senso che associamo appunto al fatto che veniva per distinguerla dalla tradizione culturale alta, pagana. Sì, sì, no? Dopo rispondere alla tradizione alta, vai. E una cultura primitiva che c'era sia nei barbari che nei contadini delle campagne dell'impero, e appunto la cultura ecclesiastica si trova di fronte a questo tipo di culture con cui deve combattere. Sì. Appunto, che cosa controponeva, diciamo, qual era lo scontro, su quale punti si scontravano prevalentemente queste due culture? Allora, la cultura folclorica contadina aveva questo carattere, cioè era una cultura ambigua, no? Equivoca, all'interno di questa cultura le forze naturali sono concepite come buone e cattive insieme. No. C'è una prevalenza dell'elemento irrazionale. Non è vero. Quindi, non è vero. Aspetta che finisco. Sì, vai, e quindi dell'elemento, diciamo, che possiamo definire dionisiaco. Hai capito come? Sì, no. Intendo con elemento dionisiaco parlare della vitalità e del vigore e dell'ino alla vita che contraddistingueva questo tipo di cultura. Quindi si rifaceva a un'adorazione, sì, a dei culti che appunto onoravano le forze naturali e quindi la natura, e in una manifestazione rigogliosa, diciamo, di vitalità e di vigore, in questo senso. Quando dico che le forze erano buone e cattive insieme, intendo dire che all'interno di questa cultura non era percepita in maniera netta diciamo la separazione e lo iato, per esempio, tra vero e falso, no? Oppure anche tra bene e male in senso morale, mentre questo era tipico di una cultura di stampo razionalistico, no? Cioè la cultura ecclesiastica, che era erede della... Mario, cerca di essere un attimino più succinto e più breve. Sì, adesso... La cultura ecclesiastica era erede del razionalismo greco-romano. Non è vero, comunque avanti. Sì, diciamo più o meno aveva preso questo dalla tradizione pagana. Il razionalismo nel senso lato, però, non nel senso ovviamente di filosofia, nel senso che diciamo separava molto nettamente il bene e il male, il vero e la magia nera dalla magia bianca erano due cose separate. E tuttavia io volevo appunto dire a questo proposito, vi chiamo in causa e vi pongo anche una domanda, cioè appunto questo impulso dionisiaco che caratterizzava la cultura primitiva, diciamo una cultura di tipo irrazionale, quindi anche precristiana in questo senso, è una cosa di cui ci parla per esempio anche Nietzsche, no?
Nietzsche dice che questo impulso dionisiaco esprime la, diciamo, la forza vitale istintiva. Nietzsche dice è vergognoso oggi essere ancora cristiani. Sì, aspetta un attimo, dice che esprime la forza vitale istintiva e anche la forza creatrice dell'uomo. Ed è anche un impulso che accetta il divenire nel suo completo manifestarsi. Però Nietzsche dice che questo impulso poi si impone il momento, un altro impulso, che è quello di tipo apollinio, no? E quindi questo impulso sarebbe...